Mr. Bloom ammirava la massa imponente del custode. Tutti ci tengono a essere in buoni rapporti con lui. Brava persona, John O'Connell. Davvero un bravo uomo. Chiavi, come l'inserzione della dita Keyes. Non c'è pericolo che uno scappi. Niente controlli all'uscita. Habeas corpus. Devo pensare a quell'inserzione dopo il funerale. Ho scritto Balbris sulla busta che ho preso per copiare quando lei mi ha disturbato mentre scrivevo a Marta. Speriamo che non si sia insabbiata nel reparto lettere smarrite. Sarebbe meglio farsi una barba. Barba grigia e dura. È il primo segno quando i capelli diventano grigi e il carattere si inacidisce. Fili d'argento. In mezzo ai grigi. Figurati a essere sua moglie. C'è da domandarsi come ebbe la faccia di dichiararsi a una ragazza. Un cuore e un cimitero. Farglielo brillare davanti agli occhi. Potrebbe anche stuzzicarla da principio, farle la corte alla morte. Le ombre della notte aleggiano intorno con tutti i morti stesi di qua e di là. Le ombre delle tombe, quando i cimiteri sbadigliano. E Daniel O'Connell deve essere un discendente, credo. Chi è che diceva che era un bel tipo di stallone, un gran cattolico lo stesso, come un colosso nell'oscurità? Fuochi fatui, gas delle tombe. Bisogna che non ci pensi mai, se vuoi rimanere incinta. Le donne, poi, sono così suscettibili. Raccontarle una storia di fantasmi a letto per farla dormire. Hai mai visto un fantasma? Beh, io sì. Era una notte buia come un forno. L'orologio stava per battere la mezzanotte. Capace di baciare lo stesso, se sono eccitate a dovere. Prostitute nei cimiteri turchi. Imparano qualunque cosa se si prendono giovani. Si può anche pescare una vedovella qui. I uomini sono fatti così. Amore tra le tombe. Romeo, salsa piccante del piacere. Nel mezzo della morte siamo in vita. Gli estremi si toccano. Supplizio di Tantalo per i poveri morti. Odore di bracciuole alla graticola per i morti di fame che si divorano le viscere. Desiderio di titillare la gente. Molly lo voleva fare alla finestra. Comunque ne ha 8 di figli. Noi visti andare sottoterra un bel po' ai suoi giorni, riempire i campi intorno, uno dopo l'altro. Campi santi. Più spazio se li seppellissero in piedi. A sedere o in ginocchio non si può. In piedi? Potrebbe anche darsi che la testa affiorasse. Un giorno, per una frana, con un dito puntato. Deve essere come un alveare il terreno. Cellette oblunghe. E lo tiene anche per benino. Erba pari pari, orli alle aiuole. Il suo giardino. Il maggiore Gamble lo chiama Mount Jerome. Così è. Dovrebbero essere i fiori del sonno. I cimiteri cinesi, con piantagioni di papaveri giganti, producono il miglior oppio. M'ha detto Matiansky. L'orto botanico è subito dietro. Il sangue succhiato dalla terra dà una nuova vita. La stessa idea di quegli ebrei che si diceva avessero ucciso un ragazzo cristiano. Ogni uomo ha il suo prezzo. Cadavere grasso di signore, ben conservato, un epicureo prezioso per un frutteto. Un affare. Per la carcassa di William Wilkinson, revisore e contabile, recentemente defunto, 3 sterline, 13 scellini e 6 pence. Con ringraziamenti. Penso che il terreno si ingresserebbe bene, concimato di cadaveri, ossa, carne, unghie, fosse comuni. Paventoso. Diventa rosa e verde, si decompone. Va in putrefazione presto nel terreno umido. I vecchi magri più duri. Poi una specie di impasto segoso, una specie di formaggio. Poi cominciano a diventare neri. E ne cola fuori una melassa, poi insecchiti, farfalle d'erba.
dei morti. Naturalmente le cellule, o come diavolo si chiamano, seguitano a vivere, si ricombinano, praticamente non smettono mai di vivere. Niente da mangiare, mangiano se stesse. Devono generare un fottio di vermi. Il terreno deve pullulare, la testa te la fa proprio girare. Quelle belle ragazze, arriva al mare. Dopotutto sembra abbastanza allegro. Gli dà un senso di superiorità vedere gli altri andare sottoterra per primi. Chissà come vede la vita. E gli piace anche raccontare barzellette. Gli riscalda le valvole del cuore. Quella del bollettino. Spurge un partito per i cieli stamani alle 4 antemeridiane. 11 di sera, ora di chiusura. Non ancora avviato. Pietro. Ai morti poi? Agli uomini almeno piacerebbe sentire una barzelletta o due e le donne sapere le ultime sulla moda. Una pera sugosa un pons per signore. Caldo, forte, zuccherato, contro l'umidità. Due risate bisogna pur farle, quindi meglio farle così. Gli affossatori dell'Amleto. Dimostra la profonda conoscenza del cuore umano. Non osano scherzare con i morti per almeno 2 anni. De mortuis nil nisi prius. Prima uscire di tutto. Difficile immaginarsi il suo funerale. Sembra uno scherzo. Leggere il proprio annuncio mortuario dice che allunga la vita. Ti fa riprendere fiato. Nuova erogazione di vita. Quanti ne ha per domani? Chiese il custode. 2, disse Corny Keller. 10:30 e 11:00.